siamo a San Sosto, in provincia di Cosenza, nel Parco Nazionale del Polino. Il Castello della Rocca, millenaria sentinella sulla gola del fiume Rosa, a difesa dell'arcaica via istmica Ionio-Tirreno-Sibari-Laos, è collocato su una rupe rocciosa lungo le pendici del Monte Mula, domina la gola e il centro storico di San Sosto. Nel corso della prima vera e propria campagna di ricerca archeologica nel 2004 sono stati effettuati dettagliati rilievi digitali della struttura ed aperti 5 saggi di scavo con lo scopo di indagare le varie fasi della complessa fortificazione. La rocca nasce probabilmente già nell'XI secolo d.C., come provano i rinvenimenti monetari d'età bizantina. Cessa la sua funzione nella seconda metà del XIII secolo. Particolarmente ricca è la documentazione numismatica d'età sveva ed angioina. La frequentazione del sito in età romana è attestata da ceramiche sigillate di primo e secondo secolo d.C., mentre quella di età greca è testimoniata in più punti all'interno e all'esterno del castello da microceramiche votive di VI e V secolo avanti Cristo. Dove il saggio ha potuto raggiungere il banco roccioso è stata messa in luce parte di una capanna absidata con buchi di palo perimetrale. Le ceramiche di impasto rinvenute sono databili alla prima età del ferro e alla media età del bronzo. È un sito di particolare importanza che merita ulteriore valorizzazione. Il castello di Policastrello in provincia di Cosenza. Il castello di Policastrello è situato nel Parco Nazionale del Pollino, versante sud-occidentale calabrese. Il castello, per circa 3 secoli dei San Severino, si erge su un costone roccioso alle pendici del complesso montuoso del Monte Mula. La struttura fortificata, in discreto stato di conservazione, oltre l'arco litico d'ingresso, presenta la gran parte delle mura di cinta e soprattutto, ampiamente rimaneggiata nei secoli, l'intera dimora che fu del feudatario. Il castello, come riportano alcune fonti scritte, è stato edificato intorno all'XI secolo dai Normanni. In Calabria Citeriore, proprio l'avvento dei Normanni diede origine, accanto ai feudi ecclesiastici, anche ai feudi laici, concessi ai cavalieri normanni più valorosi. Nel 1472 Policastrello passò a Geronimo Sanseverino per conferma di Ferdinando II d'Aragona. Infine, nel 1532 Pietro Antonio Sanseverino, signore di San Donato e Policastrello, per dare potenza e lustro al suo stato, costruì un'imponente dimora a Policastrello. Dimora che molto probabilmente oggi ritroviamo all'interno delle mura del castello. Nel perimetro interno ed esterno del castello di Policastrello si auspica una prima seria campagna di indagine e scavo archeologico. Siamo nel comune di Mottafollone, in provincia di Cosenza. Il castello feudale di Mottafollone viene edificato nel Medioevo come dimora del principe feudatario e a difesa del suo vasto e ricco territorio. All'ombra del castello si è poi formato il nucleo più antico dell'attuale abitato. La sua caratteristica comunque rimane quella di dimora signorile fortificata. La struttura conserva ancora sul lato sinistro del muro di cinta le torrette dei rivellini lungo il camminamento di difesa intorno al castello. Già possedimento intorno
al X-XI secolo di una famiglia normanna, i Falone o Folone. Nel 1343 veniva alienato ai Sangineto, dai quali, per successione femminile, passò ai Sanseverino. Quindi seguirono ulteriori vendite fino al 1806, data che segnò la fine del sistema feudatario, la cosiddetta eversione della feudalità. Il castello oggi è in parte fruibile per attività culturali. Certamente il castello di Mottafollone merita una concreta, seria attività di recupero e valorizzazione. Malvito, in provincia di Cosenza. Malvito è uno dei pochi centri calabresi a poter vantare origini longobarde. Come emerge da alcuni documenti storici, fu sede di Guastaldato, ovvero ospitò un presidio longobardo tra la fine del VII secolo e gli inizi dell'VIII. Il castello di Malvito, pertanto, è una fortezza longobardo-normanna, costruita tra i secoli IX e XII. Ubicato in cima alla collina, in una posizione inespugnabile, aveva originariamente quattro torri. Di queste, il mastio è ancora pienamente fruibile. Rimangono altresì visibili due torri angolari, una circolare e l'altra quadrata. Il tratto di mura ad ovest è quello meglio conservato. Vi si intravedono le feritoie usate in caso di attacco. La parete sud conserva invece tracce di un forno. All'interno un cortile con due cisterne per la raccolta dell'acqua piovana. Il castello di Malvito certamente rappresenta il fiore all'occhiello nel panorama complessivo dei beni culturali dell'intera Valle dell'Esero. I quattro castelli che abbiamo brevemente illustrato sono delle realtà straordinarie che meriterebbero interventi concreti di valorizzazione. L'impegno deve essere degli amministratori, della politica, ma anche della cittadinanza attiva.